Ciao e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Prima di passare alla notizia, volevo invitarti, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornato sui prossimi video. Una donna thailandese a Bangkok ha lanciato un appello sui social media per ritrovare uno straniero che ha salvato la vita al padre del suo ragazzo praticandogli la rianimazione cardiopolmonare. Praticamente il suocero di questa donna qua, mentre camminava al Lumpini Park, ha avuto un attacco cardiaco e si è accasciato per terra. Passava questo straniero, ha visto appunto la situazione e ha iniziato a fargli la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco. Dopodiché sono arrivati i soccorritori e l'hanno caricato il suocero sull'ambulanza e l'hanno portato in ospedale. E sono riusciti a salvarli, grazie appunto all'intervento tempestivo di questo straniero. La donna su Twitter ha messo la foto di questo straniero mentre sta praticando il massaggio cardiaco. Scrivendo, cercando aiuto appunto dai suoi contatti nella rete, che sta cercando questo ragazzo nella foto che giorno 6 dicembre 2019 ha salvato il padre del suo ragazzo a Lumpini Park. Questo tweet ha suscitato molto scalpore nella rete, è stato molto condiviso e molta gente ha commentato facendo elogi per questa persona. È piacevole sentire che ogni tanto qualche falange non ci fa fare figure di merda. Questa notizia finisce qua, spero che il video ti sia piaciuto, spero che tu voglia condividerlo sui tuoi social e lasciarmi un like. E noi ci vediamo al prossimo video.